buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. E oggi farò una cosa poco sana di mente. Già il fatto che Verrückt significa pazzo in tedesco vi fa capire quanto sia poco sano di mente. Ma siccome io sono ancora più malsano, farò la sfida della prima stanza su Verrückt. Ma più difficile dove fare questa sfida? Nella zona tedesca, quindi... Merda, non c'è corrente! Sì, soldato. Io mi preoccuperei più per tipo dove giro, qua? Con 24 zombie sarà impossibile, certo. Qua è dura perché c'è una finestra. Qua potrei, ma non credo di farcela. Qua è proprio impossibile girare. Qui non c'è spazio, devo girare. Qua giù per forza. Ah, Verrückt. Parliamo un po' di Verrückt. Era la seconda mappa zombie in assoluto. La prima a introdurre le bibite. Possiamo vedere. Dovrebbe dare 25 punti se fai così, ma con me non succede. Non so perché. Poi quanto creepy è bella. Cioè, se potessi andare al secondo piano, vedreste la figaggine. Poi non so perché, penso sia la mappa che al primo piano dà più zombie. Ma forse Transit che ne ha 10. Ma Transit non è una mappa. Andiamo, cerco il 43. Allora, il record della sfida della prima stanza su questa mappa credo sia 12 round ed è stato fatto di qua, dove c'è il quick revive, su Black Ops. Perché su World of War gli zombie non si possono saltare. Al sesto round arriveranno gli zombie stupratori che mi faranno molto male. Vandalizziamo intanto. E niente, se arrivo al quinto sono contento. Sono proprio contento, eh. Cioè per me il quinto round di prima stanza qua è tutto. Perché questo protettore di zombie c'è un colpo gravitazionale. Sì, cazzo! Però tu stai calmo che sei troppo esaltato. Hanno quel campo gravitazionale. Cioè vanno quel campo gravitazionale che se ti colpiscono sei fottuto. Bene, terzo round record del mondo e non è vero. Fino al terzo ci sto proprio di mio nella prima stanza in tutte le mappe. Ecco, ora gli zombie iniziano a correre e io continuo a dire che gli zombie non correre. Ah, questo si è buggato, su stavolta si buggano. Cioè, voglio dire, uno zombie morto da poco. Ci sta anche che cosa. Ma uno zombie morto da tanto? No. Come fa a correre? Non ha muscoli. Ripariamo intanto. Sì, però... Oh, il cazzifero. Già entrano. E fortuna che non erano di quelli veloci. Fosse stato uno di quelli veloci sarei molto male. Sei saltato. Sì, lo sarei anche io ad aver fatto 4 round di prima stanza sulle rotte. Il problema sarà fare il quinto, anzi arrivarci. Mamma mia. Ogni round è un'agonia, vi giuro. Possiamo lottare.
Il Kel 98. Il primo trigger è buono perché shot in testa, vi fate i punti. Ma poi c'è un zombie che marcia. Sta diventando dura la faccenda. Adesso non è che entreremo gli zoppi, no. Questo è saltato. All'istante! Facci di pistolina! In cui morirò. Però l'importante è esserci arrivati al round 5. Sarei potuto morire al quarto e non me lo sarei mai perdonato. Siamo fermi, ok? Oi! Calmini! Oddio, il prossimo round ci verranno i corridori pazzi. E poi sì che saranno... Che saranno cazzi amari. Ma sono morto. Non farlo mai più che ti blocchi sui bonus. Ecco, ma per qualche ragione non riesco a correre, però non muoio. Ho la morte più volte in questo round che in tutte le mie partite su questa mappa. Partire dal fatto che il round 7 muoio anche con i Junker. Questo sarà l'ultimo round, cioè proprio fisso. Quando arriveranno gli zombie stupratori... Dubito che abbia tempo. Anche di pensare. Qua hanno già aperto. Due proprio. La cosa più utile di questo mondo. Ecco. E vabbè. Ho pochi alla testa però. E che ci volete fare? La sfida della prima stanza è così. Questa mappa è una figata, cioè. L'unica mappa che mi sono mai sognato. Tre volte. Una era anche in sogno quella. Non ve lo racconto. Un peccato non farvela ammirare da pieno. Beh, questa sfida è finita. È stato bello finché dura, riprendere la carneficina è una figata. E se volete altre sfide fatemelo sapere, magari non così masochistiche, e arrivederci.